Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di streaming e birre di qualità. Io sono Roberto e se vi piacciono le mie recensioni, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi episodi. Siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film del 2022 disponibile su Netflix e vi avverto, ahimè, come sempre, ci saranno degli spoiler. Il film si intitola Niente di nuovo sul fronte occidentale, è diretto da Edward Berger ed è prodotto dall'Amusement Park. Il film è un adattamento dell'omonimo romanzo di Erich Maria Remarque, la cui prima edizione risale al 1928. Erich Maria Remarque è un veterano della Prima Guerra Mondiale e una volta tornato in patria alla fine del conflitto ha scritto questo romanzo come profondo atto di accusa nei confronti di un'intera generazione di genitori, insegnanti e politici tedeschi che con la loro cultura nazionalista avevano illuso migliaia di giovani con la più grande delle bugie, cioè la guerra come più alta manifestazione di patriottismo. Il libro ricevette ovviamente delle critiche molto ostili, venne considerato come antipatriottico perché sfidava i concetti di onore e militarismo che erano la base della cultura tedesca di quel tempo. Niente di nuovo sul fronte occidentale è stato uno dei primi libri ad essere bruciato da Goebbels la notte del 10 maggio 1933 nell'Operplatz di fronte all'Università di Berlino, rogo con il quale il Terzo Reich materialmente bruciò tutti i libri che erano contrari allo spirito tedesco. Remarque fu privato della cittadinanza e costretto in esilio in Svizzera. Davvero un destino beffardo per chi, come lui, era stato sedotto dagli onori della guerra e poi abbandonato da quelle stesse menti che quella seduzione l'avevano creata per i loro interessi politici. Il film di Berger è un film di guerra, ma è soprattutto un film sul massacro di una generazione. I primi minuti del film settano perfettamente il tono di accusa che sembra nascere direttamente dalle pagine del romanzo. Il film infatti inizia con una battaglia durante la quale muore un giovane soldato. A battaglia finita, i corpi vengono spogliati perché mentre i cadaveri vengono ammassati nelle fosse comuni, le divise vengono raccolte, lavate, messe ad asciugare in enormi capannoni i cui pavimenti si tingono di rosso sangue, poi vengono rammendate da un plotone di sarte che lavora senza sosta e rispedite ai centri di reclutamento per essere riutilizzate. Ed è così che conosciamo il protagonista del film, Baumer, perché a Baumer viene consegnata la giacca del soldato che abbiamo appena visto morire. Ma la sarta che ha rammendato quella giacca si è dimenticata di staccare l'etichetta su cui era scritto il nome del precedente proprietario. Baumer fa notare ad un militare di grado più alto che appunto sulla sua giacca c'è un nome diverso dal suo. E quest'altro soldato semplicemente la stacca, lo tranquillizza dicendo guarda è stato un banale errore, per poi gettare questa etichetta per terra dove c'è un mucchietto di altre identiche etichette. Ecco, l'inizio del film è veramente una lezione di cinema. In pochissimi minuti e senza dialogo hanno settato alla perfezione il tema che poi si evolverà in tutto il film, e cioè il tema della politica e del militarismo che usano questi ragazzi senza dar loro nessun valore. Il film è vissuto dal punto di vista di Baumer, che come tutti i suoi compagni di scuola e di accademia parte per il fronte francese in preda ad un grande sentimento patriottico, ma si rende conto immediatamente di essere finito in un tritacarne. Ma questi ragazzi sono giovani e riescono comunque a fare camerata, riescono comunque a ritagliarsi dei momenti di giovinezza in quelle situazioni di battaglia, di trincea, dove il tempo e la realtà hanno perso completamente significato. E mentre i soldati passano le loro giornate al freddo, nel fango,
tra i cadaveri dei loro amici e con pochissime razioni alimentari, e questa è una cosa che spesso li costringe a rubare animali da cortile nelle fattorie vicino al fronte francese. Gli esponenti del potere, quindi i militari, i politici, i segretari, decidono il loro destino in luoghi particolarmente confortevoli: palazzi regali, ristoranti, tavolate imbandite di fronte a enormi caminetti accesi. Ecco, questo film ci ricorda costantemente che non importa se Baumer e i suoi amici vivano o muoiano, la cosa più importante è la politica, e cedere quei 100 metri in più o 100 metri in meno di frontiera, senza però rendersi minimamente conto che un giorno in meno di guerra salverebbe la vita a migliaia di ragazzi. Ma ad un certo punto la guerra finisce davvero. I paesi coinvolti ne sanciscono la fine l'11 novembre 1918 e dicono anche a che ora: alle 11 in punto del mattino. Ma un generale tedesco, Friedrichs, non accetta la resa della Germania, non accetta la fine della guerra, e alle 10.45 comanda il suo plotone di sferrare un ultimo attacco al fronte francese. Baumer fa parte di quel plotone e non si può rifiutare, perché i pochi soldati che si rifiutano vengono immediatamente fucilati. Baumer, inespressivo e ormai completamente privo di emozioni perché ha perso tutti i suoi amici in battaglia, parte con il suo plotone all'attacco del fronte francese, che si ritrova completamente impreparato perché la guerra sta per finire esattamente fra 15 minuti, e viene ucciso. Baumer viene ucciso alle 11 in punto, proprio nell'esatto momento in cui comandano il cessate il fuoco. E questo è l'atto finale di una tragedia scritta con il sangue di una generazione di giovani tedeschi e dettata dalla cecità del potere militare. Niente di nuovo sul fronte occidentale è un film bellissimo, veramente bellissimo. È un film potente ed estremamente disturbante, perché sono passati più di 100 anni dagli eventi raccontati in questo film, ma ancora oggi esiste un Baumer che muore al fronte. Il film ha vinto l'Oscar come miglior film non prodotto negli Stati Uniti, come miglior fotografia, miglior scenografia e miglior colonna sonora. Da un punto di vista tecnico è pazzesco. In descrizione metto il link del making of per chi ha la curiosità di vedere come sono state ricostruite le trincee, i costumi, le armi. Hanno fatto davvero un lavoro incredibile. E personalmente voglio fare una menzione speciale alla colonna sonora di Volker Bertelmann. Questo musicista ha scritto uno score di 3 note che ti entrano veramente sotto pelle e non ti lasciano più. Ogni volta che queste 3 note rintoccano durante il film ti arriva un pugno nello stomaco e rimani completamente immerso in quell'atmosfera. E anche la colonna sonora la trovate linkata in descrizione. E adesso, dopo un po' di emozioni, che birra abbiniamo a questo film? La birra che ho deciso di abbinare a Niente di nuovo sul fronte occidentale è la Fuoco Fluido del birrificio Eastside di Latina. La Fuoco Fluido è una Doppelbock, birra di ispirazione tedesca, di un bel colore ebano e una gradazione alcolica decisamente alta, 9 gradi. Ho scelto questa birra perché le Doppelbock sono nate nel XVII secolo come birre da bere in periodi di digiuno, infatti venivano anche chiamate pane liquido, e quindi ho immaginato di offrire questa birra al povero Baumer, che è sopravvissuto, è tornato dalla guerra e si sta godendo una birra finalmente rinfrancante. Dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.